Bella a tutti ragazzi, qui è Brian, bentornati sul mio canale con un nuovo commentary. Siamo su Modern Warfare 3, ma non sono da solo perché quest'oggi c'è qui con me LeleJack97, bella a tutti ragazzi. Ok ragazzi, quest'oggi siamo qui per proporvi due spec ops riguardanti le due nuove mappe uscite nella collezione 1. Le farò purtroppo da solo a causa del mio fottuto joystick un po' di merda. Ho deciso che selezionerò livello soldato perché sono un newbo e io ad esperto non riesco. E nulla, direi proprio di iniziare. Come vedete non gioco mai, dico proprio mai, alle operazioni speciali. Comunque ho fatto troppa partita, devo fare gioco a solitario. Comunque ho detto prima, non gioco davvero mai alle operazioni speciali, quindi proprio gioco a soldato perché faccio cacare. Mentre Lele, tu dica che livello sei, che cazzo di livello eri? E io ero al massimo 50 di in ste modalità qua. Ah, su 50? Sì, è al massimo 50, livello massimo. Scusateci ragazzi se magari si sentirà un po' basso Lele, però sto utilizzando il microfono delle cuffie dell'iPhone, attaccate all'iPhone, quindi se ce li ho addosso io magari Lele si sentirà un po' piano, però dai. Fa niente, dai raga. L'importante è che si senta almeno un po'. Massimo con Sony Vegas o con Audacity aumenterò il volume, sì. Ma comunque, m'han colpito un po', non so ragazzi, un po' monotona sta missione, anche perché come sapete io non c'ho più Modern Warfare 3, quindi non ho potuto comprare questo nuovo pacco mappa. L'avresti comprato? Sinceramente credo di sì. Beh, le mappe, te lo dico subito che veramente alcune fanno proprio cagare, tipo Piazza è la mappa più inutile del mondo perché... Vabbè ragazzi, anche in Modern Warfare 2 abbiamo avuto mappe veramente schifose. Però tipo mappe come Carnival oppure quelle di COD 4, beh, vabbè, di sì, COD quelle 4 sì, epiche, ragazzi, quelle sì, ovviamente. A me piaceva un sacco Vacante, quindi Vacanti. Ma no, non ci credo! Porca puttana! Epic fail, vabbè dai, non mi interessa. Tanto vedi che va ancora lo stesso. Tanto cacchio, ce ne frega, siamo soltanto a 2 minuti. Ah, inoltre ragazzi, visto che sto facendo da solo, la seconda la farà Lele ovviamente. Il negoziatore. Morire molte volte anche perché giochi su Xbox, sei molto abituato. Infatti. Vabbè, io di solito mi trovo sempre bene a giocare anche tipo su PS3, che sono abituato ormai. Porco Dio! Giuro che se cada ancora un'altra volta in quel modo, veramente. Ragazzi, parliamo un po' del G18 anche, che in moto slitta ci sono sempre, veramente. Sì, le mettono sempre. Diciamo che in modo di offerta, ragazzi... Kill feed da 6, vabbè, ecco. Vai. In modo di offerta 3 fanno un po' cagare, puoi dirlo anche te, Brian. Vabbè, sono, cioè, diciamo, simili, però non sono precise come... Modern Warfare 2. Vabbè, però mi sembra che giù saranno troppo forti su Modern Warfare 2. Cioè, ragazzi, rendetevi conto. In Modern Warfare 2, ogni giocatore che vedevate aveva le G18 a Kimbo, ognuno. Sto scherzando. Mentre in Modern Warfare 3, ragazzi, boh, si sono un po' perse. Nonostante mi pare siano le ultime sbloccabili. Vabbè, dopo tutto adesso ci sono... Sì, sono le ultime sbloccabili. Vabbè, dopo tutto adesso ci sono le FMG9, che sono... Giusto. Mille volte più potenti. Porca troia, non ci sto capendo più niente. Fighe anche, ragazzi. Sì, vabbè, sono anche più grandi, tutto. Oddio. Gente, my God! Gente che proprio se ne sbatte dei propri compagni, li fa proprio addosso, lì. Investi, si piaccia. Oh merda. Immagino, ma andai a schiantarti contro l'elicottero. Puttana, mi incazzavo di brutto. Attenzione! Oh ragazzi, siamo arrivati. Sì, perché. Forse, sì. Sì, siamo arrivati. Attenzione. Oddio. Tu non vai avanti. Poi la cosa che proprio non accetto di. di ste spec ops è che non ci sia un minimo di mappa, quindi non capisco mai un cazzo. Soprattutto, ecco la granata di merda. Aspetta. Con il tempo che mi dà fastidio, tanto me fotte, posso metterci anche 200.000 anni, mi interessa. Importante farlo con calma e arrivare fino alla fine della missione. Giusto, anche perché poi, se crepiamo poi sicuramente riparte da capo. Poi secondo me ragazzi, il tempo nelle missioni speciali è una cosa inutile, cioè veramente. Me non me ne cioè tanto le stelle, le stelle te le dai in base al livello che hai scelto di difficoltà. Infatti, quindi il tempo non serve a niente, cioè a meno che non sia tipo... Quelle missioni tipo al poligono di tiro, presente. Sì, vabbè, guarda lì, ho visto tempo. Gente che l'ha fatta in pochissimo tempo, tipo Ron, quelli lì, i super pro, quelli sono... Tipo Ron, ho visto che l'ha fatto con, non mi ricordo chi, comunque ha fatto tipo 20 secondi, che sarebbe quello per prendere le 3 stelle. Catroia, ragazzi. Oh, qua c'è un po' di armi, però, spieghiamoci. Attenzione, il pro deve andare con la pistolina. Oddio. La CR, ragazzi. La CR overpower, però adesso ci pigliamo lo spaz. Che io faccio le stragi, guardate, faccio vedere adesso le stragi.
Il gioco ha un'operazione speciale da MV2, quindi ragazzi fate conto voi. Ah, quello dietro non è manco male. Ne sai 18? Sì, sì, no, fatte tipo un paio per provare. Ah no, l'avevo arrivato al 18 perché insomma, usavo figa, facevo sopravvivenza. Tana, stavo crepando. Ragazzi, io in sopravvivenza veramente mi ero puntato un casino. Infatti ero arrivato al massimo livello, che è il 50, un po' come Black Ops. Se non mi sbaglio anche per quello che tu sei a quel livello, perché non penso che quanto ci hai giocato le operazioni speciali. È tanto. Ah, ci hai giocato anche le operazioni speciali. Sì, sì, sì. Vabbè, non le ho fatte tutte, chiaramente. Vabbè, ma poi le Spec Ops a me non piacciono, sinceramente. Cioè, sì, vanno a la cosa ad allungare un esatto. po' l'esperienza di gioco. Ma tanto la gente se ne fotte, cioè a parte proprio quelli che vogliono farsi gli obiettivi, se non mi sbaglio danno anche gli obiettivi, se... Cioè, diciamo, sì, sì, sì. No, no. Su Xbox, su PS3 no. No, non Ah, penso. No, su PS3 sì, sì, sì. No, che cazzo sto dicendo, ragazzi? No, io non mi ricordo. Sì, sì, quelli da... Stronzo. Diciamo che è un po' giochi della Treyarch, ragazzi, mi stanno piacendo un po' di più. Sì, e io non vedo l'ora che esca Black Ops 2, soltanto perché... C'è zombie, ragazzi. No, ma non solo per quello. Vabbè, anche per perché... l'online, sì. Oh merda, che cazzo lo fai? Devo scappare, vero? Beh, sta per esplodere una bomba dopo tutto. Se vuoi resta dentro, Ma dove cazzo devo andare? Ah, di qua. Ma guarda di tutti che se la fugano. Che ragazzi, ci sono migliaia di nemici. Guardate. Sì, non neanche mi cagano perché proprio devono pensare solo a scappare, mi sembra anche lì. Ovvio. Ma purtroppo non cagare. Che cazzo è? Tanto mi sparano nemmeno, guarda. Ah no, questo stronzo, ovviamente, è l'unico stronzo che deve... Forza attaccare, oddio. Che se ne fotte lui. Tanto cazzo gliene frega, tanto c'è lo stronzo fuori, davanti. Fuori! Elicottero! Dai, cazzo. Dai, corri, bastardo. Finita, vero? Penso sia finita, spero. Finito, vero? Oddio! Oddio, l'hai preso uno. No, non ho preso nessuno, era uno. Finita, vero? Fottetevi, stronzi. Sì, minaccia neutralizzata. Finita, vero? Cazzo che mi spara. Oh! E 19, ragazzi. Ah, minchia, te le dà veramente, cazzo. E te l'ho detto. Allora, quindi... I malati degli obiettivi che hanno mille Ma un altro, Sì, due, siete che sarà tipo, vediamo che cazzo è. Vabbè, ottiene una stella, ovviamente mi sembra giusto, no? Oddio, neanche una stella. Ok, quindi ragazzi, primo episodio terminato in 7 minuti e 30 all'incirca. E il secondo ci prepariamo subito noi per il secondo episodio che faremo dopo, perché vogliamo farli in due episodi divisi, perché dopo diventa troppo lungo il video. Quindi io passo il joystick a Lele, ci vediamo ragazzi al prossimo video che sarà caricato subito due giorni, no, dopo un giorno da caricamento di questo. E alla prossima ragazzi. Alla prossima. Qui da Brian e da Lele, ovviamente. Bella a tutti.